So che sei là fuori, a strisciare. Probabilmente mi ritieni una specie di crociato fanatico, qualcuno che segue in modo cieco i capricci di un dio arrabbiato. È un errore comprensibile, non te ne faccio una colpa. Ma ti sorprenderà sapere che sono invece un uomo di scienza che segue la ragione, la causa e l'effetto. E presto capirai che ho ragione. Su tutto.
Pat, sei sicuro che sia Rosetta? C'è solo un modo per saperlo. Credo che siamo circa a metà. Non ne uscirai vivo! Sta zitto, bene! Nelly, come sappiamo che funzionerà? Hai scoperto come hanno fatto a tirarne fuori un codex? Sì, credo abbiano usato un magnetometro neurale forense, generando un flusso di dati destinato al codex. È come se avessero estratto i codici della macchina dal suo cervello. Beh, mi ricorda qualcosa. Almeno non le hanno cavato l'occhio. Sarò lì tra poco. Ti dico alcune cose, Isaac, per aiutarti a capire. È un fatto che il marchio originale, il marchio nero della Terra, risale a prima della razza umana. Mi stai ascoltando? È un fatto che i marchi esercitino un'influenza in grado di guidare e modificare gli organismi biologici, facendoli evolvere per uno scopo superiore. Capisci cosa intendo dire? Thank you.
sai bene anche tu, Isaac, è un fatto che l'uomo è naturalmente spinto a creare i marchi rossi, dei duplicati dell'originale. Sono parte di noi, almeno quanto il pianeta che ci ha dato i natali. Forse di più. Dobbiamo fare tutti la nostra parte nell'evoluzione dell'universo, Isaac. Ma tu sembri riluttante ad accettare. Thank you.
credo. Dottor Earl Serrano, aggiornamento. È cosa nota che la superficie di ogni marchio è coperta da glifi. Nessuno sa con certezza cosa significhino, ma si ritiene che rappresentino la lingua dei creatori del marchio. Le squadre di scavo profondo segnalano però la scoperta di un altro gruppo di nuovi glifi sulle strutture situate sotto la crosta ghiacciata del pianeta. Ho ordinato di inviarmi diversi manufatti per esaminarli. Se si tratta di ciò che credo, potrebbe cambiare ogni cosa. Carver, sono nella caserma del 163esimo. Scommetto che avevano un sacco di bei giocattoli. Ora do un'occhiata in giro. Cazzo. Qualcuno si è dato da fare qui. Ci sono teste mozzate ovunque. Sei sicuro che sia una buona idea? Se i cadaveri sono qui, devono esserci anche le loro armi. È un'occasione da non sprecare.
suiciderai. La mente bianca regna la pace. Pronti ad affrontare un intero esercito. Per favore, dimmi che te ne stai andando da lì. Sì, vedrò di trovare un modo per risalire. Nessuno dovrà essere risparmiato.
Isaac, un ultimo fatto sul quale meditare, mentre insegui instancabilmente la tua distruzione. Se non fosse stato per il governo terrestre, o per questi ricercatori morti tempo fa, o per te, l'umanità sarebbe già trascesa in modo indolore verso il nostro fine supremo, la nostra rinascita predestinata. Ora mi dirai, a cosa serve questo discorso? Beh, la prossima volta che ci incontreremo e ti sparerò dritto in faccia, non lo saprai perché. Ah!
Dottor Earl Serrano, aggiornamento. Sembra che tutti gli esemplari trovati finora condividano delle caratteristiche sorprendenti, come delle braccia, con l'aggiunta di quelle che credo siano vesciche natatorie e pinne ritraite. Strano, considerato l'ambiente ghiacciato. A meno che un tempo fosse diverso, credo che un tempo il pianeta fosse coperto da un vasto oceano e che un singolo evento improvviso abbia congelato tutto, rinchiudendo ogni cosa nel ghiaccio. Sarò lì tra poco. Continuiamo a cercare. Ah, merda. Le navette di Denik sorvegliano la zona. Oddio, non devono vederti. Thank you.
Yeah.